32esimo, Leire sblocca il risultato. Un'azione articolata, il cross di Keane dalla destra, ancora tentativo di Quinn e poi il tocco vincente di Shidi. 1-0. Rivediamo dal basso il cross tentativo del solito Quinn e poi Shidi che non... colpo fra lui e il difensore e si è guadagnato un calcio di punizione. Calcio di punizione per Leire. Quinn va a prendere posto in area di rigore. Lo specialista Shidi. Pallone lungo di testa McGrath e la rete! La rete del Leire per il 2-0. Ha segnato Aldridge e dunque ora siamo al 14esimo. Da fare per il portiere dell'Antonio Gosin. Rivediamo questa punizione a rientrare, lo stacco di Olic che è andato su abbastanza bene questa volta. Ecco, lo stiamo vedendo, Coin, l'intervento di Boulders e il calcio di rigore. Ma è stato un po' cale secondo me l'arbitro perché non c'erano gli estremi per il calcio di rigore. Se c'è stata una leggera spinta e Coin forse ha accentuato la caduta e l'arbitro ha bloccato e gli ha dato il calcio di rigore. Calcio di rigore per Leire, dunque possibilità di aumentare il bottino. Aldridge, possibilità di una doppietta, la finta e la rete del 3-0. Un rigore battuto con grande astuzia, si è praticamente quasi fermato e poi col portiere da una parte. Ripeto per l'ennesima volta alla fine della carriera, vediamo qua, forse c'era anche da ripetere perché non si può fermare la corsa. Ancora Irwin, il cross di Irwin, Aldridge e la rete, grande rete di John Aldridge di testa, incornata per il 4-0, tripletta per lui. Al 41esimo del secondo tempo, rivediamo il gol. Vedete, l'azione è partita un'altra volta dai piedi di Guina. Owen è stato bravissimo, cross a rientrare, colpo di testa perfetto di Aldridge, nulla da fare per il povero